Vorrei raccontarvi una storia. È il momento in cui ho cominciato a fare quello che oggi faccio per lavoro, quando lo voglio fare o quando mi viene chiesto, senza averne minimamente idea. Si parla di tanti anni fa, ero adolescente, ero in vacanza d'estate e avevo un amico appassionato di musica come me e già suonava anche lui. Io suonavo, muovevo i primi passi. Avevo un piccolo mangianastri. Quei registratori, riproduttori a cassette con cui ascoltavo le mie cassettine dei Beatles con cui sono cresciuto e con cui ascoltavo anche altre cose. Una sera viene a casa mia con una cassetta, non ricordo se fosse l'originale o registrata dal disco, perché allora così si faceva. E mi disse: "Devi sentire questo, io so che tu suoni la chitarra, devi sentire questa cosa, è bellissima." Mise la cassetta nel mangianastri e il disco era Foxtrot dei Genesis. E mise questo brano, Horizons, di Steve Hackett. Io non avevo idea di chi fossero i Genesis, non avevo idea di chi fosse Steve Hackett, non avevo idea praticamente di niente ancora. Mi fece sentire questo brano che mi piacque immediatamente, sentì questa chitarra, questa cosa bellissima che non sapevo nulla. Non sapevo veramente nulla a quel tempo. Avevo studiato un po' di chitarra classica, suonavo le canzoni, ma non sapevo veramente ancora quasi niente di questo lavoro. Mi piacque tantissimo il pezzo, gli dissi: "Me la puoi lasciare, te la ridò domani." E me la lasciò. Domani mattina lui arrivò a casa. Io presi la chitarra e gli dissi: "Ti devo far sentire una cosa." Iniziai a suonare Horizons. Lui mi guardò con una faccia di quelle tipo: "È scesa l'astronave aliena sul suolo terrestre e per la prima volta non sai bene che cosa fare." Mi guardò come a dire: "Scusa un attimo, che cosa sta succedendo qui? Che cosa era successo? Quello che io poi ho fatto per tutta la vita e che continuo a fare sempre. Avevo sentito una cosa che mi piaceva e avrei avuto piacere di suonarla. Non esisteva internet, non c'era nessuno in grado di insegnarmi a suonarla. Potevo fare una cosa soltanto: andare avanti e indietro con il nastro, sentire i suoni e cercare di riprodurli. Questo feci. Non suonai tutta Horizons, ovviamente, suonai soltanto l'introduzione per lui, ma in quel momento fu una cosa assolutamente fuori dalla concezione che avevamo, che anche io avevo. Per me fu una cosa normale, non pensai a quello che feci e non pensai a quello che feci quando gliela feci ascoltare. Ci ho ripensato soltanto moltissimi anni dopo, identificando in quel momento probabilmente l'inizio di un percorso che poi mi ha portato a trascrivere Django Reinhardt, Paco de Lucia, Stevie Ray Vaughan, Tommy Emmanuel, a conoscere Tommy Emmanuel e a suonare con tanti musicisti, a andare con la mia musica in giro per il mondo, a fondare scuola acustica, a avere studenti in Italia, all'estero e a fare sempre la stessa cosa. Se non so suonare una cosa, che cosa faccio? Me la trovo. Come dico sempre nei miei video, probabilmente mi avrete già ascoltato dire questa cosa. Esiste solo un modo per imparare a suonare. Gli spartiti sono importanti, ma se a me togliete quella fase di apprendimento trovando io le note dei grandi musicisti, io non esisto più come musicista. Quindi è la cosa che poi suggerisco a tutti quanti, no? Perché è quella che ho fatto io e so essere funzionale. Quella sera io feci una cosa in maniera assolutamente sconsiderata, cioè senza considerarla, non perché fosse una cosa, no, da non fare. E il mio amico rimase assolutamente a bocca aperta perché non si aspettava che quella cosa potesse succedere. Non succedeva generalmente. È questo uno dei motivi per cui, pur non avendola mai suonata fino ad oggi, realmente la propongo da molti anni ai miei studenti. L'ho trascritta dalla versione originale di Steve Hackett e la propongo ai miei studenti perché è un brano molto bello e spesso mi è stato chiesto. Mi piacerebbe suonarlo adesso per voi e farvelo ascoltare, ma mi piaceva più di tutto potervi raccontare questa cosa che è così particolare, così strana a distanza di anni, mi ha fatto riflettere su tantissime delle cose che sono successe nei decenni successivi e che sono successe in maniera assolutamente inconsapevole, perché queste cose quando arrivano, arrivano e basta, non le chiedi, non te le chiedono, non ti vengono imposte, arrivano perché è così, non si può far altro che accoglierle in quello che siamo. Quindi questa è Horizons.